partiamo un po' dalla squadra, ovviamente. Insomma, siete nel pieno di questa serie positiva, bella, importante, soprattutto fruttifera, insomma, di punti. Che aria si respira, visto che avete quest'altra gara interna, no? Che vi può dare ulteriore anno. Beh, l'ambiente è positivo, anche perché comunque 9 risultati utili consecutivi fanno morale. E soltanto che non bisogna cercare di mollare la presa o comunque avere cali di concentrazione, perché comunque ogni domenica incontriamo un avversario diverso, indipendentemente dalla classifica, chiunque ci può mettere in difficoltà se non affrontiamo le partite tutte allo stesso modo. Quindi l'ambiente comunque è positivo e carico comunque per cercare il decimo risultato utile, comunque sia i 3 punti, perché comunque ci portano a fare un salto in avanti con le restanti squadre che stanno dietro. Di questo Castello e Rigoni, a parte il nome che non è altisonante, cosa sai e di che cosa bisogna avere paura? Paura credo che noi non dobbiamo sinceramente averne, perché giocare con la paura a volte ci può portare a fare errori banali. Sicuramente rispetto per la squadra che andiamo a incontrare, perché comunque è una squadra che ha giocatori che hanno fatto comunque queste categorie, qualcuno magari ha fatto anche la Serie D, comunque è una squadra abbastanza esperta. E l'unica cosa che hai da fare è affrontarla nel modo giusto, col piglio giusto, come abbiamo fatto contro il Sorrento, cercare di evitare quegli errori che comunque col Sorrento ci sono costati 2 gol e magari ci potevano costare la partita. Ecco, squalifiche e infortuni vi stanno dando un po' contro, no? Quanto vi mette in difficoltà adesso anche l'espulsione del tuo collega di reparto che è Dante? Eh sì, perché comunque dietro al momento siamo questi 3 e ci mette in difficoltà, perché comunque D'Angelo è un ragazzo che ha giocato spesso, e quindi solitamente una squadra, per trovare comunque una quadratura, bisogna sempre di trovare continuità con i giocatori che al momento stanno giocando. Sicuramente chi entrerà al suo posto cercherà di non far piangere nessuno, anche perché comunque sia la squadra è a un buon livello, quindi penso che chiunque entrerà farà sicuramente bene, ci metterà del suo per fare ancora meglio. Quindi credo che ovviamente peseranno le squalifiche, gli infortuni, però abbiamo comunque una rosa valida che può compensare la mancanza di chi domenica non ci sarà. State provando caratteristiche, forse uno come D'Angelo non ha un doppione in squadra, cioè quello che porta tra virgolette la difesa o ne dai tempi come centrale, è un'impressione sbagliata, giusta, non so di più. D'Angelo ha delle caratteristiche che effettivamente nella squadra, diciamo, sono uniche, perché comunque sia il mister chiede al centrale di avere molto coraggio nelle giocate, molto spesso capita l'errore, però comunque quello che il mister chiede è avere coraggio nel portare palle, cercare giocate a volte difficili. Il doppione, diciamo che effettivamente come caratteristiche non c'è, però sicuramente abbiamo altri giocatori che possono impiegare quel ruolo e magari anche con caratteristiche diverse, ma sono adatti a poterlo fare. State provando soluzioni diverse, eventualmente se non si dovesse poter schierare la difesa a 3 collaudata? Sì, perché comunque sia nell'arco della partita non si può mai sapere quello che può capitare, visto che tra infortuni, squalifiche, può succedere di tutto. Stiamo provando altre soluzioni e portiamo avanti ovviamente quello che già stiamo facendo, proprio per non trovarci impreparati, perché comunque di fronte avremo un avversario che domenica, diciamo, doveva vincere sbagliando 2 rigori, quindi avrà comunque voglia di rivalsa. Noi comunque stiamo provando tutto il possibile per arrivare ovviamente pronti. D'altronde avete già provato la difesa a 4 quando c'è stata qualche emergenza dovuta a espulsioni. Domenica appunto, infatti domenica dopo l'espulsione ci siamo messi a 4, anche perché non c'era modo di fare un cambio per poter riprendere le stesse posizioni, quindi talvolta in campo non c'è neanche modo di poter riaggiustare la squadra in modo perfetto, bisogna cercare di adattarsi alla situazione e farlo nel miglior modo possibile, perché comunque i 90 minuti sembrano tanti, ma alla fine non sono così tanti,
e un errore ti può costare la partita, quindi bisogna cercare di adattarsi al momento e farlo nel miglior modo. Un tuo bilancio personale, considerando insomma, un po' di contrattempi in questo inizio di stagione? Io mi sento in crescita, dato che comunque sia ho passato un mese e mezzo di calvario tra stiramenti vari. Purtroppo mi hanno frenato la mia partenza, perché quando arrivi nel periodo di agosto e inizi la preparazione ti fai male subito, rimani indietro di un mese rispetto agli altri. Adesso come adesso sto trovando continuità sia negli allenamenti anche comunque nelle partite, perché magari anche se non gioco tutte le partite magari dall'inizio, per adesso il mister mi ha dato l'opportunità di subentrare e col tempo la mia condizione sta aumentando. Spero di continuare comunque la mia striscia di partite, ma comunque sia il mio contributo, che dovesse essere di 10 minuti o di 90 minuti, deve essere sempre positivo e al massimo delle mie potenzialità. Quindi lavoro per comunque portare più in alto possibile la mia condizione. Ecco, hai detto che Tranchitella viene da due rigori sbagliati. Lo troverai arrabbiato domenica, ce l'avrai di fronte. Sì, effettivamente è un giocatore che quando viene da due rigori sbagliati non penso non sia mai felice, ma d'altra parte noi non possiamo neanche essere appagati della prestazione di domenica, perché comunque abbiamo fatto tre punti che tra virgolette sono anche il nostro dovere, e che sia arrabbiato o no, cioè noi non dobbiamo farci intimorire, perché comunque noi dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti, questo è... A parte gli scherzi, ecco, ti chiedo se in questo momento sotto il profilo psicologico si può creare una diversa veduta, perché da un lato c'è la positività, state facendo bene, ci sono dei risultati utili, la piazza che vi sostiene, c'è un bel feeling. Dall'altro però c'è anche, non so, me lo puoi confermare o meno, una sensazione che nonostante 9 risultati utili consecutivi, la classifica sia ancora lì. Cioè, con una sconfitta ti ritrovi nei play-out, o meglio, in zona di retrocessione, con una vittoria puoi fare tutto, insomma, è ancora tutto in bilico. E può pesare anche nell'ottica delle partite a lungo andare? Ecco, questa è una cosa che comunque bisogna notare, nel senso, noi abbiamo fatto 9 risultati, come mi hai detto, e effettivamente anche dopo la vittoria domenica dentro spogliatoio ci siamo detti che nonostante avessimo vinto siamo sempre lì, e la classifica al momento è corta, quindi che noi giochiamo con la terz'ultima o la penultima non è che sia molto distante alla fine da noi, quindi per questo dico che ogni partita non è una partita da dire la prima contro l'ultima, perché comunque i punti dicono altro. Sì, c'è un po' di pressione, perché comunque non si può mollare niente, visto che arrivare tra le prime 8 non sarà facile, perché comunque il campionato è abbastanza livellato e quindi bisogna che ci sia l'attenzione giusta per poter portare avanti questa striscia di risultati e mantenere le prime 8 posizioni. Ti aspetti di essere uno dei protagonisti domenica all'inizio? Sinceramente sto lavorando per questo, spero di poterlo essere, anche perché comunque vengo personalmente da una prestazione positiva, questo ne sono cosciente. Spero che comunque il mister mi dia l'opportunità di farlo, e se lo farò cercherò di farlo al massimo, cercando di sbagliare il meno possibile e possibilmente di vincere. Il segreto di questi 9 risultati utili è cosa serve secondo te per continuare così? Il segreto è il lavoro. Non abbiamo perso un giorno per lavorare sia sull'avversario che su di noi. Noi passiamo appunto la settimana rivedendo sia gli errori nostri ogni partita, che sia una partita positiva o negativa, c'è sempre qualcosa da limare. E quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare così, non mollare di un centimetro anche la tensione nervosa, perché comunque affrontiamo sempre squadre abbastanza preparate. Penso che squadre che non siano in questo momento preparate non ce ne sono state, quindi non si può cercare di calare l'attenzione mai. Quindi lavoriamo ogni settimana al massimo per arrivare la domenica pronti e cercare di vincere. Prendo un'osservazione che parte dall'analisi, diciamo, delle tue prestazioni. Ecco, giocare con più continuità aiuta e favorisce anche a ritrovare una certa stabilità, tranquillità. Cioè, quando sei rientrato sei parso anche normalmente voglioso, al limite anche addirittura un po' irruento, insomma, sì. Prendi internet. Invece domenica sei stato molto più pulito, sì. Hai avuto anche tu dal campo questa impressione di effettivamente. Tempo, eccetera, tante cose, sì. Oppure è un'impressione da fuori? No, non è un'impressione sbagliata, anch'io da dentro mi rendo conto. Magari inizialmente gli interventi irruenti non te ne accorgi neanche, perché quando sei in partita non c'è il tempo di pensare.
A volte però bisognerebbe ragionare forse un filo di più ed evitare certi errori, questo sì. Però giocare ti dà l'opportunità di prendere fiducia e anche più lucidità nel mezzo al campo, diventi più padrone magari anche delle tue capacità. Quando invece magari stenti a giocare, chiaramente la voglia a volte subentra e ti porta anche a fare degli errori che magari non faresti mai. Però io, come ti ripeto, spero di poter continuare in questa linea e giocare il più possibile. Di D'Angelo cosa ne pensi, visto che ovviamente ci sta sentendo? D'Angelo a casa è insopportabile. Scrivetelo, D'Angelo in casa è insopportabile. Mi sembra di avere un'anziana nonna a casa che vuole tutto pulito, perfetto. Però ti do bravo. Fate marmellate, e poi lasciate cose da marmellate. Magari tanto domenica gli entri in buona santa da mille pagelle. Sì, già mi aspetta allora, già lo so.